Benvenuti e bentornati nel canale. Allora, oggi vado a fare un unboxing di blind bag da edicola e questa volta si tratta di due blind bag diverse, però le vedrete in due video diversi perché ho deciso di dividerlo. In questo video ho deciso di spacchettare gli strizzi morbidi animaletti che sono in queste fantastiche bustine colorate che mi piacciono un sacco. In pratica si tratta di animaletti super colorati da questi bellissimi colori estivi molto sgargianti, tipo gli squishy, quindi tutti belli morbidosi. Allora, si trovano in edicola e costano 2,50 euro e sono insieme alla rivista. Mi raccomando, quando andate e prendete queste bustine, fatevi dare anche la rivista. Allora, la rivista è questa qui. Questa è anno numero 2, giugno-luglio 2019 ed è tutta sopra le vacanze, quindi c'è questo disegno con scritto allacciate le cinture e si parte. L'ho già sfogliato, è veramente carinissimo perché ha un sacco di belle immagini. Allora, le migliori mete dell'estate, l'estate sta arrivando, questa è la prima parte e c'è tutte le cose sull'estate, dice, le giornate iniziano ad allungarsi, il cielo inizia a tingersi di azzurro e le temperature iniziano ad alzarsi. Insomma, lo sentite anche voi, l'estate sta arrivando. Siete pronti? State già pensando alle spiagge dorate, ai castelli di sabbia, ai giochi al mare con gli amici e al caldo sole che non tramonta mai, non è vero? Vacanze con i genitori o comodo relax in casa, se non avete ancora programmato nulla, questo nuovo numero fa proprio il caso vostro. Insieme andremo alla scoperta delle migliori mete dell'estate 2019. Siete pronti? E poi vi fa vedere le varie mete che vi consiglia. La prima è la Grecia, veramente bellissima, io adoro la Grecia, vorrei andarci. Poi vi fa vedere la Danimarca, guardate che bella immagine. Poi il Portogallo, le Azzorre, wow, stupendo questo posto, guardate che meraviglia, tutto verde. Poi, cos'altro ci... c'è un giochino, minigioco, trova le differenze con le balenottere. Ci sono le due balene, tu devi trovare le 5 differenze. Poi, non riesco a girare la pagina, aspettate. Ok, vacanze studio, ti parla delle vacanze studio, quindi c'è anche questo, diciamo, racconto su come fare la vacanza studio, dove andare, eccetera. E poi c'è La Bella Italia, c'è un'ultima pagina dedicata all'Italia e parla della Maddalena in Sardegna e del lago di Bryce nel sud Tirol, che sono posti fantastici anche qua, ovviamente. Insomma, un libricino molto estivo. Ah, anche dietro c'è un minigioco. Ed è questo qui con praticamente il puzzle da ricomporre. È veramente molto carino e perfetto anche da portare in spiaggia, perché oltretutto non è un giornale di quelli spessi che pesano, quindi si mette in borsetta oppure non lo so, anche nella borsa mare, eccetera, ed è veramente molto carino. Adesso andiamo a vedere le bustine degli strizzi e vediamo quali ho trovato. Allora, stavo leggendo che sono usciti il 17 di giugno, quindi veramente sono novità assolute. La bustina si presenta così ed è carinissima con tutte queste faccine di animaletti, molto molto bella. Allora, dietro ci sono scritte, cioè ci sono 3, 6, 9 pezzi, quindi penso che siano 9 i vari animaletti che si possono trovare. Allora, vi dico come sempre i miei preferiti. I miei preferiti sono l'orsetto verde, verde acqua. Poi questo che cos'è? Sembra un altro orsetto, forse un'orsettina, fucsia. Poi mi piace stranamente quell'arancione, che è tipo un panda arancione, ed è molto carina la kawaii blu, che sembra un po', non saprei, potrebbe essere una foca, non lo so. Non penso che dentro ci sia la checklist, però comunque... Qua sono piccoline, comunque questo è uno dei miei preferiti. Poi c'è questo qui e questo qua arancione. Ma basta parlare, andiamo a vederli. Allora, oh che bello! No!
come non detto, ho trovato il mio preferito già subito. Oddio, è bellissimo, guardatelo. Che carino, lo adoro, è bellissimo. È il mio preferito, sì, è quello verde acqua che vi dicevo prima, l'orsettino. E guardate quanto è... No, ma è... Oh, mamma. Ma è squisciosissimo! È bellissimo! Ma è fantastico! Da fare così tutto il giorno! Allora, è morbidissimo, la gomma è morbidissima, non ha neanche tanto odore di quel plastica che di solito si sente. Oddio, che bello! Ha ancora quasi della mia maglia. Niente, mi piace tantissimo. Guardatelo, guardate che faccina cute che ha. No, vabbè, è veramente uno dei miei preferiti. Sono strafelice di averlo trovato. Bello, bello. Ed è morbido, ma morbido, morbido. Cioè, voi non avete idea. Ha un... Come posso dire? Al tatto è proprio particolare. Carinissimo. E questo è il primo. E lo mettiamo qua. Poi... Vediamo un po' il secondo pacchettino cosa mi riserva. Oh! Va bene che mi piacevi, ma... Ah no, no, è diverso, è diverso. Ho detto una cavolata, è lo stesso colore, ma è diverso. È uguale ed è questo. Ma dai, ma è carinissimo anche questo. Sono bellissimi, ma sono stupendi. Ma guardate che faccina. Non lo so, questa mi sa di foca, non lo so, mi sa di faccina da fochina. Voi cosa ne dite? È uguale come colore, vedete? Quando l'ho visto, infatti, ho detto no, è un doppione, e invece no, non era un doppione. Allora, questo è meno cicciottino dell'altro, un pochino più basso, però è sempre super morbidoso come l'altro. E sotto hanno anche le zampine, guardate che carino, infatti si posa proprio tranquillamente. Ed è il secondo che ho trovato, questa meravigliosa. Boh, io la chiamo Fochina, secondo me è una Fochina, dà questa faccina kawaii troppo tenera. Fatemi sapere nei commenti, secondo voi, che cos'è questa faccina, insomma, questo animaletto. Poi andiamo a vedere, vediamo un altro pacchetto, dove sono? Andiamo. Wow! Oh, si è appiccicato un po'. Oh, wow, questo è... sembra un gatto arrabbiato, guardatelo. Ta-tan! Stesso colore delle mie unghie e ha la faccina arrabbiata. Oh, carino! Dico che è un gattino perché ha le orecchiette, vedete qua? Non lo so, mi piace molto anche questo, mi piacciono un sacco questi strizzi, ragazzi, mi piacciono tantissimo, morbidissimo. Anche questo è un po' più cicciotto come lui, vedete, più o meno. Ed è fantastico anche lui, super morbido. Ma come si fa a resistere a questi qua? No, altro che antistress questi, sono fantastici. E ha questa faccina, è un po' arrabbiato, poi se si fa così sembra proprio che vada a urlare. Carinissimo anche lui. Passiamo all'ultimo, mannaggia, sono già finiti, che peccato, li avrei presi 2000. Bello, questo è rosa fucsia ed è un altro orsetto. È uguale a lui, ma probabilmente è la femminuccia perché è fucsia. Che carina! Adesso ditemi se non è super carina anche lei. Ah, che bella! E poi è morbida anche lei, fantastica. Non hanno una checklist, però penso che siano questi qua alla fine. Solo che cambiano molti colori. Per esempio, questo qui, che qua è segnato giallo, io l'ho trovato blu. Quindi probabilmente cambieranno magari i colori. Quello lì che avevo trovato io, aspettate, vediamo un po' se riesco a capire quale potrebbe essere. Sì, questo qui c'è anche rosa, credo. Probabilmente maschietti e femminucce, questo qua è un maschietto. Comunque questo è l'ultimo che ho trovato ed è super morbido, sono tutti morbidissimi. Ragazzi, io ve li consiglio proprio tanto, tanto, tanto perché veramente mi piacciono molto. Allora, il mio preferito è assolutamente lui, il mio orsettino. Poi, non lo so quale pre... ma mi piacciono tutti, è difficile fare una classifica. Comunque metto l'orsettina femmina, così. E poi metto la foca, che per me è ormai una fochina, questa qua. E infine
Il gatto arrabbiato, eccolo qua, quello blu. Bene ragazzi, questi erano gli unboxing per questo video, questi animaletti favolosi che io adoro. Fatemi sapere nei commenti qual è il vostro preferito tra questi quattro qua che ho spacchettato. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale e commentate qua sotto che vi leggo sempre tutti. Maxi baci a tutti e alla prossima, ciao!